L'ultimo appunto riportava la prova. La mascella si indurì, quelle parole erano state segnate in decine di foglietti e ancora non si risolveva, ancora si ostinava a rimandare. Avrebbe dovuto fare quello che la madre aveva fatto con lui bambino, un terribile pomeriggio in una masseria del Cilento, vicino al castello di Fortino dove era cresciuto. Il pensiero andò alla figlia, vide gli occhi di Marta e avvertì un brivido di inquietudine. La prova. Non poteva più aspettare, altrimenti non sarebbe stato in grado di proteggerla. Miei cari lettori, il brano che ho appena letto è tratto da Caminito, il nuovo libro di Maurizio De Giovanni, edito da Einaudi. Libro che segna il ritorno del commissario Ricciardi, protagonista di una fortunatissima serie tanto letteraria quanto televisiva. Ma innanzitutto vi suggerisco di recuperare i capitoli precedenti di questa meravigliosa serie. Partiamo dal presupposto: Maurizio De Giovanni è uno dei miei autori preferiti, ma questo non condizionerà la videorecensione, al contrario. L'invito è quello di a scoprire questo personaggio e soprattutto questa serie ambientata negli anni 30 a Napoli. Entriamo nella storia. Sono trascorsi 5 anni dall'ultimo capitolo, Il pianto dell'alba, 5 anni di dolore per il commissario Ricciardi, perché se da un lato è divenuto padre di questa bambina Marta, dall'altro è rimasto vedovo. La sua Enrica purtroppo si è spenta, ma non si è spento il desiderio, non si è spento il grandissimo amore nei confronti della moglie, espresso in questo momento privato all'interno di un caminito che è praticamente una stradina che conduce in un luogo molto appartato nel quale i due si siedono su una panchina e si parlano. E in questo caso il commissario Ricciardi parla a sua moglie e la mette al corrente della necessità di mettere a sua volta alla prova Marta, la sua bambina, per capire se ha ereditato il fatto, ovvero la capacità di vedere i morti ammazzati. E a proposito di morti, chiaramente ci troviamo all'interno di una detective stories e quindi è giusto che si porti avanti un'indagine. In questo caso ci sono due ragazzi colti in un momento di grande intimità che vengono brutalmente ammazzati. Al commissario Ricciardi il compito di dare una identità a questi due ragazzi e soprattutto di comprendere chi ha agito e per quale motivo. Posso appunto fare un piccolo spoiler legato ai rapporti familiari, già perché all'interno di questa storia Maurizio De Giovanni ribadisce spesso che lui parla di sentimenti, in questo caso i sentimenti hanno a che fare appunto con i rapporti familiari, perché se da un lato c'è il commissario Ricciardi che deve appunto mettere alla prova la sua Marta, dall'altro lato c'è il brigadiere Maione che avrà non pochi problemi, e già perché qualche tempo prima, in questo caso vi invito a recuperare il libro per mano mia, ha adottato una giovane orfana, si chiama Benedetta, divenuta a tutti gli effetti sua figlia, ma arrivano dei parenti dagli Stati Uniti che rivendicano appunto questo legame di sangue e pertanto il desiderio di adottare la ragazza. Chiaramente questo causerà una sorta di terremoto all'interno della rumorosa casa Maione, portando appunto il brigadiere a doversi confrontare anche con sua moglie Lucia. Per ovvie vicende familiari, ma anche e soprattutto per vicende legali. Venendo appunto agli sviluppi legati appunto a quelli che sono i romanzi precedenti, altro personaggio non meno importante è Bruno Modo, il dottor Modo, grande amico del commissario Ricciardi. In questo caso mi è piaciuto molto il lavoro di approfondimento psicologico che ha fatto Maurizio De Giovanni. Bruno Modo è dichiaratamente antifascista, ma quelli che sono i venti che stanno abbattendosi su Napoli avranno un'importanza notevole, pertanto il dottor Bruno Modo si troverà di fronte a una serie di bivi e dovrà comprendere quale strada prendere, ma soprattutto quali saranno le conseguenze delle sue scelte. Da questo punto di vista taccio perché altrimenti il rischio poi di svelare troppo è notevole. Mi è piaciuto come d'abitudine il lavoro di approfondimento psicologico che ha fatto Maurizio De Giovanni su ogni personaggio, che sia principale o che sia secondario. A proposito di personaggi secondari, tutto il mio affetto per Nelide, che è appunto la tata, di Marta, personaggio che parla pochissimo, parla esclusivamente per proverbi, ma vi assicuro che all'interno di questa storia ha un peso importante. Avrete veramente la sensazione di un'attrice che riesce a rubare la scena nei momenti in cui deve dichiarare le sue battute. A proposito di battute, come d'abitudine, Maurizio De Giovanni lavora molto bene sui dialoghi, tecnicamente parlando, si ha la sensazione di avere un copione, chiaramente vi è una serie televisiva, pertanto c'è da aspettarsi che anche Caminito diventi poi una puntata della fortunata serie TV legata al commissario Ricciardi.
Altro dettaglio del quale voglio mettervi al corrente è legato appunto alla stagione. In questo caso il sottotitolo, Caminito 1 aprile del commissario Ricciardi. In questo caso la primavera avrà la sua importanza, perché se a Napoli appunto questa primavera riscalda un po' gli animi, dall'altra parte del mondo vi è invece un aprile un po' più freddo, ma da questo punto di vista devo assolutamente tacere. Aggiungo la piccola nota di colore: Caminito, appunto, un brano sudamericano che vi invito a recuperare ed ascoltare e che mi auguro faccia da sottofondo a questa lettura. Volge il termine la nostra video recensione, mostro nuovamente il libro, eccolo qua, Caminito di Maurizio De Giovanni, edito da Einaudi. Mi raccomando, continuate a seguirci per nuovi suggerimenti di lettura. Ciao a tutti!